We Will Rock You e We Are The Champions sono i brani che forse più di tutti hanno portato i Queen a un successo mondiale. Ma tu conosci la storia dietro la loro stesura? Sono Camilla Fincato, insegnante di canto qui alla NAM di Milano. E ora ve la racconto. Nel 1977, finito il loro concerto alla Bingley Hall nel Regno Unito, i Queen stavano scendendo dal palco, quando a un certo punto hanno sentito il pubblico iniziare ad intonare You'll Never Walk Alone, un brano tratto dal musical Caruso. L'emozione che provarono nel sentire tutte quelle persone cantare un brano insieme diede un'idea a Brian May e a Freddie Mercury. I due pensarono di scrivere un brano nuovo che potesse coinvolgere meglio il loro pubblico durante i concerti. Brian May pensò ad un modo in cui il loro pubblico potesse partecipare a un brano anche senza averlo mai sentito prima. E capì che la soluzione migliore era quella di coinvolgere il battito delle mani e dei piedi. Ideò così l'ormai celeberrimo intro di We Will Rock You, che presentò agli altri membri della band in studio proprio mostrando loro il movimento delle mani e dei piedi a ritmo. Freddie Mercury invece scrisse il brano We Are The Champions, un po' come un inno da cantare insieme al proprio pubblico durante i concerti. We Are The Champions significa infatti noi siamo i campioni e questo noi rappresentava tanto i membri della band quanto chiunque si sentisse libero di cantare questo brano insieme a loro. E tu, conoscevi questa storia? Faccelo sapere nei commenti e suggeriscici altri brani con storie interessanti da raccontare.